Ciao a tutti le eroine, oggi mi sento uno schifo perché non mi faccio le sopracciglia tipo da 4 mesi e una barba orrenda, dei capelli di merda perché ieri ho fatto lo shampoo, non li ho asciugati e sono un po' alla pazzella, le ho attaccate alla meno peggio. Comunque, oggi nuova puntata di Mi Trasformo, quindi ecco qua la ciotolina. Andiamo a vedere che stile ci rimane di fare perché oramai ne sono rimasti pochissimi. Quindi andiamo a pescare uno, eccolo qua, così non vedo l'ora, vedo oggi un po' di restaurarmi perché sta quarantena, gli ultimi giorni sono veramente assurdi. Quindi direi di iniziare subitissimo. Scusate, ho dovuto mettere il telefono sotto carica perché praticamente ho scaricato un gioco che si chiama Subway Surf, ci gioco tantissimo e tipo mi si scarica la batteria più velocemente, quindi mi sa che lo dovrei cancellare letteralmente. E allora apriamo per l'appunto il bigliettino. Mamma mia, queste unghie non riesco a fare niente. Guardate quante sono diventate lunghe. Ok, è uscito Gothic. Vedete? Bene. Allora, io sinceramente di Gothic non ho quasi nulla, praticamente sì, qualche cosa con le borche ce l'ho, ma non a livelli di vestiti, però io praticamente ascoltavo molta musica Gothic, infatti è uno dei miei stili preferiti, infatti ascolto ancora adesso musica Gothic, per l'appunto ascolto delle band come i Nightwish, che sono i miei preferiti, ho anche la maglietta, quindi mi sa che oggi indosserò quella maglietta. Poi mi piacevano moltissimo gli Ambeon, l'adoravo, anche gli Evanescence, come Gothic. Poi tuttora diciamo che ascolto... Mio Dio, come si chiamano? Mamma mia, ho un vuoto totale. Ho proprio un vuoto, fa tipo Peekaboo, The Sioux. No, non mi viene, raga, scusatemi. I Siouxsie and the Banshees. E poi ascolto anche la Lacuna Coil, quindi niente, ascolto molta musica Gothic. E niente, adesso vado ad acchittarmi un pochettino. Il telefono è cascato, bene, io ho 9% di batteria. Comunque vi sto dicendo, il look gothic è tipo pantaloni pieni di spille da baia, per esempio, cinturine, cose così, borche. Il look comunque è molto total black, quindi su quello ci siamo. E niente, comunque si usano molto le borche, le croce al contrario, che io non metterò per vari motivi. E niente. Quindi direi di iniziare subitissimo. Certo, però, che farvi vedere il mio outfit di oggi con le lenzuola nera, nere, è proprio wow. Allora, jeans nero con l'impezzettino, che è imprezzettino, vabbè, oggi non riesco a parlare bene. Comunque, che aggiungerò questa bandana. Maglietta, come vi ho detto, dei Nightwish. Poi metterò qualche accessorio. Voglio provare a fare due bracciali, diciamo. Queste sono le scarpe, sono i stivaletti. Voglio vedere di fare un collare, diciamo, di borche unendo due bracciali che si usa molto. Quindi niente, vediamo che ne esce fuori. E niente, l'outfit l'ho indossato già, adesso passiamo agli occhi perché non bisogna fare una classica linea d'eyeliner, ma bisogna comunque andarci giù pesante con il nero bello strong. Quindi farò il tutto off camera perché anche se ora devo uscire, quindi sì, perlomeno lo faccio decente, ecco. E niente, l'outfit l'ho indossato già, adesso passiamo agli occhi perché non bisogna fare una classica linea d'eyeliner, ma bisogna comunque andarci giù pesante con il nero bello strong. Quindi farò il tutto off camera perché anche se ora devo uscire, quindi sì, perlomeno lo faccio decente, ecco. E niente, il make-up fatto. Come potete vedere, ho preso gran parte di occhio e niente, adesso vi farò vedere tutto il look completo e niente.
E niente, questo è il mio look gothic. Aspettate, accendo la luce. Lo faccio vedere da vicino. Ecco qua. E niente, spero che questo look vi piaccia. Io comunque vi mando un mega bacio. Adesso devo uscire con la mascherina. Quindi mi raccomando, quando uscite sempre la mascherina, anche se questa non è delle migliori, ma niente. Un mega bacio e ci vediamo giovedì con una nuova puntata di Momo e Mamma in Cucina e domenica con un nuovo Mi Trasformo.